che non si sta. La busta lì, sono l'unico che... Tu prendi la cartina, vieni là di corsa dove c'è la fine della nastratura. L'arrivo è qua. Okay. Quindi la gara è tutta a lungo sentieri. Sì. Aspettate l'ultima bitta. Buon divertimento. Guarda, è di là. E qua le buon colpa che le come se arrivano Maradini e Alexandri. Ma un rudere, questo è... Niente, grassi, Dario Stefani, ultimo partire, potranno dire la loro per il podio delle M35. Il sesto è ancora da convocare, la possibile vittoria oggi di Emiliano Corona gli darà sicuramente qualche vantaggio. Emiliano Corona, sapendo dove era passato lui probabilmente. Marco Seppi è a un minuto, soprattutto dalla valle a circa due minuti di vantaggio su Marco Seppi, quasi tre minuti su Roberto Dalla Valle, questo è il momento importante. Minuti, dovrebbe, quindi resiste.
Emiliano Corona, quindi gruppo sportivo forestale, ma gruppo sportivo forestale anche all'arrivo, uno sprint per il podio di questa prova di Coppa Italia. Ultimo rettilineo per Alessio Tenani che va a chiudere probabilmente la classifica della top, almeno top 5 della gara di Coppa Italia di oggi. La Crippa su Federico da Prime. Niente del suo tempo. Verde. Posto per Nicola Manzoni per il Nirvana Verde. Anna Caglio. Elena Bernardi in quarto posto, il quinto Elena Garfoni, in quarto e quinto posto per il primo terzo. E 3 minuti su Samuele Carnella, per l'M18, M20, in corso, il tempo di Ivano Bette che è un mezzo, M40. Vai a scaricare di nuovo con Stefano Laus, primo in M12. Era di là, lo sapevo. Qui sulle tiglie finali, cronometro alla mano. Al primo posto, categoria donne assoluta, categoria maschile assoluta, li chiamiamo insieme, per lo Sport Club Meran e per il gruppo sportivo forestale sono Cristina Kirchner e Emiliano Corona. Siamo con la vincitrice della categoria WE della Coppa Italia, la seconda prova della Coppa Italia, Cristina, puoi dirci come hai trovato la gara, se ti è piaciuta, com'è andata? Allora, come ho già detto all'arrivo, che quando ho visto la cartina in partenza ho pensato un attimo, oh Maria, perché cioè veramente sembrava una cartina abbastanza ripida, piena anche di bosco fitto. Poi essendo in gara mi è veramente piaciuta, anche perché il percorso è stato scelto in modo che era abbastanza percorribile. No, il posto ci è piaciuto molto, anche abbiamo dormito qua in valle nell'ostello che è veramente carino, e anche tutto, cioè il fiume è bello. Allora, siamo qui con Emiliano Corona, vincitore della categoria ME della Coppa Italia. Ci puoi dire come hai trovato la carta e se ti è piaciuta la gara? Sì, la gara è stata molto bella, è un terreno che si addice alle mie caratteristiche, quindi ripido, scarsa visibilità, dove bisogna saper leggere la carta, quindi sono contento, ho fatto una buona gara, ho dato tutto, pochi errori e niente, proprio torno a casa veramente contento. Tribbia, consiglieresti alla gente di venire? E sì, sì, perché? Certo, ho sentito parlare di questi 5 giorni e direi che la consiglio sicuramente, perché comunque gli scenari qui sono molto belli, poi si passa dalla montagna al mare veramente in un attimo e quindi c'è una gran varietà di terreni dove si può correre e allenarsi. Quindi ecco, io se poi posso parteciperò anche volentieri e comunque in ogni caso auspico che ci sia una buona partecipazione da parte degli orientisti italiani e anche stranieri. E allora ti inviteremo volentieri.